1965 l'Inter venne sconfitta a Foggia per 3-2, ma poi cominciò a vincere senza fermarsi più. Superò il Milan che aveva 7 lunghezze di vantaggio, totalizzando 28 punti in 15 partite e conquistando lo scudetto. Avete visto il primo gol foggiano di Lazzotti, il raddoppio di Nocera che poi giocò anche con la nazionale. Eccolo. Accorciò le distanze lo spagnolo Peiró dopo uno spunto irresistibile di Corso. Suarez, che domenica farà il suo secondo esordio sulla panchina nell'azzurra, riuscì addirittura a pareggiare con questo bel tiro, ma Nocera subito dopo segnò il gol del 3-2 del Foggia. Bene, abbiamo concluso anche...